Buonasera, ovunque Luisa. Questo saluto è un grande onore, un grande privilegio e anche una grande gioia. Un annuncio che ha fatto la storia della radio. Nunzio Filogamo, un meraviglioso ragazzo di 97 anni, Michele. 97, che bello, portati benissimo, da meraviglia. Benissimo, e oggi noi gli abbiamo regalato una festa, perché quest'anno Nunzio Filogamo col 2000, il 20 settembre, compirà 98 anni. Oggi pomeriggio tanti amici, perché il passato è uno scrigno che contiene dei ricordi, e noi oggi insieme con gli amici che ci seguono da casa vogliamo aprire questo scrigno dei ricordi, ricordi di Sanremo, insieme con gli amici di Nunzio Filogamo, che sono anche amici di tutti voi, e partiamo con Giorgio Consolini, Gino Latilla. Gino Latilla. Sono tutti. Delfina Fasano. Evviva! Del mitico duo Fasano e la grande Carla Boni. Carla Boni! Benvenuti tutti a Fragole Mambo! Grazie! Benvenuti dallo studio! È un pomeriggio di grande festa con Filogamo, che fu un grande presentatore, 50 anni di storia della radio e della televisione, Filogamo. Ma io voglio chiederle immediatamente il segreto del buon presentatore. La semplicità. La semplicità. Fulminante. La semplicità. Ed è una lezione di vita, Filogamo, perché lei era famoso per la sua classe, soprattutto perché rendeva importante l'ospite, il cantante che aveva a fianco. Ma il presentatore, come dice la parola stessa, presenta. E questo è la cosa importante anche per il pubblico, che vuole sapere, vedere qualche cosa che riguarda il presentato. Certo. Bravo. Grande, grazie. Questa è una lezione veramente importante che non dobbiamo dimenticare. E noi vogliamo, grazie al primo contributo che chiedo alla regia Michele Penelope di mandare, vogliamo al 29 gennaio del 1951, anno del primo annuncio del Festival di Sanremo. Voliamo insieme. Qui Roma. A voi Genova. Di Milano. A voi Cagliari. A voi Torino. A voi Sanremo. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. Filogamo, che emozioni in quel primo annuncio. Ma veramente l'emozione è venuta dopo, perché io non pensavo proprio quella sera che questo spettacolo avrebbe preso uno slancio così. E invece il pubblico ha gradito di vedere questi giovani che cominciavano la loro carriera, voleva dire la loro vita. E c'era una grande orchestra, l'orchestra di Cinico Angelini con il mitico Stacchetto. Ascoltiamola insieme. Buonasera ovunque voi siate. Allora, ma non sono solamente ricordi, oggi pomeriggio ricordi del passato, ma oggi, Michele, per tutti gli amici che ci seguono, abbiamo una sorpresa. Io ricordo che nel 54 il Festival di Sanremo, presentato da Nunzio Filogamo, fu vinto da una canzone bellissima che tutti a casa ricorderanno, Tutte le mamme, cantata sia dal grande Giorgio Consolini che da Gino Latilla.
ma oggi per la prima volta la canteranno insieme e la dedicano a tutti voi. Io la dedico alla mia mamma, Giorgio Consolini e Gino Latilla. Grazie, tutte le mamme. Donne, 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 che l'amore trasformerà. Mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa. Tra batuffoli e fasce, mille sogni nel cuore. Per un bimbo che nasce, quante gioie e dolore. Sono tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore. Son le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine della Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma mai sfiorirà la loro beltà. Sono tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono il bene profondo, il più sincero dell'umanità. Saremo tanto con voi, ma dobbiamo purtroppo interrompere per passare il testimone a una vostra bellissima collega, Carla Boni. Carla Boni vinse. Grazie. Latilla al microfono, grazie. Allora, Carla Boni vinse nel 53 con un'altra bellissima canzone. Viale d'autunno. Viale d'autunno. Beh, per forza mi chiedono quella, perché la vittoria fu Viale d'autunno. Carla Boni. Grazie. Grazie. Grazie a Carla Boni. La nostra festa continua, perché i fratelli Filogamo, pensate, hanno la fama di essere longevi, a partire da Nunzio, che ha 97 anni, ma abbiamo una meravigliosa sorella di 92 anni che si chiama Ignazia Michele. Benvenuta. Benvenuta. Ignazia, siete una famiglia meravigliosa. C'è un campione del mondo di sciabola, un fratello, un campione anche di medicina, che è un altro fratello, e il generale che è Nunzio, di tutta la famiglia. Lei mi diceva una cosa molto bella prima di Nunzio. Che cosa invidia Nunzio? Tutto, perché il nostro è come fosse il nostro padre, il nostro fratello, il nostro tutto. Ma soprattutto invidia la serenità. È tranquillo. Nunzio è tranquillo. È sereno, non ha eccitamenti, sta lì, aspetta la morte. No, aspetta la morte, ma ancora lontanissima la morte. Noi dobbiamo fare ancora tante puntate insieme per festeggiare Nunzio Filogamo insieme a tanti amici a casa. Lui deve stare con noi, perché è una parte della nostra vita, è una parte della storia d'Italia, suo fratello. Lei deve essere orgogliosa di questo. E io adesso voglio vedere un'altra cosa insieme con lei. Nunzio Filogamo ha passato la storia, Michele, per una trasmissione radiofonica che andava in onda nel 35 e nel 36, che si chiamava I Quattro Moschettieri. Sentiamo insieme, grazie al nostro Michele Penelope che manda il contributo, la sigla di questa trasmissione, in una trasmissione di Renzo Arbore che festeggiava i 60 anni della radio e che si chiamava Cari Amici. Ecco. Sentiamo insieme e ricordiamo.
Sì, e veniamo, diciamo che la trasmissione più importante della radio, proprio della radio italiana, moltissimi anni fa è stata, e non si può non parlarne, I Quattro Moschettieri. Ecco. Grazie. Come il proverbio dice, fa per tre, siamo tre. Lucio Filogamo. Filogamo, lei era l'amico Aramis. Aramis. Dei Moschettieri. Che caratteristica aveva questo Aramis? È vero che aveva un R moscia che si rifaceva un po', forse a un famoso personaggio piemontese? Forse? Sì. Sì, questo Aramis. Pensate che addirittura l'Italia si fermava perché questa trasmissione andava in onda all'ora di pranzo. Alle ore 13.30. Alle 13.30 l'Italia si bloccava per ascoltare I Quattro Moschettieri. Già, perché i ragazzi volevano sentire. Che bello. Io qui vicino ho un'altra amica, Delfina Fasano, una delle due mitiche gemelline del duo Fasano. Grazie. Delfina Fasano insieme con la sorella Dina fu la prima canzone del Festival di Sanremo. Sì. Prima canzone nel 1951. Esatto. Quanta emozione. Terribile. La canzone si chiamava Sorrentinella, me la può accennare? Non abbiamo basi, non abbiamo niente, no. Ce la dedichi. Sorrentinella, la tarantella, ballavi tu. Grazie, grazie, grazie Delfina. Noi vorremmo stare tantissimo, tantissimo tempo qui con i nostri amici, però abbiamo solo pochi minuti. E Raul Pisani, che è un grande amico di Nunzio Filogamo, uno storiografo, un cantante, ci dedica un'ora sola. Grazie Raul. Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora nei baci miei che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, ed in quell'ora donerei la vita mia per te. Come l'ha cantata Raul? Bene mi pare. Bene mi pare. Bene mi pare. Perché dovete sapere che Nunzio era molto severo. Ma com'era dietro le quinte quando si provava? Terribile, terribile. Ha girato il mio. Ho girato, così. Sono molto emozionata. Perché? Come sono bene? Emozionata perché io sono con dei capi saldi della televisione e della radio. E dei capi? Questa è, c'è l'emozione. Sì. Lui era. C'era la sua serietà. Ah, non si poteva scherzare assolutamente. Il suo aplomb, no? Certo, lui, i miei cari amici vicini e lontani, i lontani non gliene importava nulla, ma i vicini erano importantissimi. Non si poteva dire neanche bah. Niente. Niente. Anzi, qualche volta che ho chiesto, Nunzio, com'è andata? La sai fare meglio, sai.
così? Sì, sempre a tutti, mica solo a me, a tutti quanti. Quindi pronto con una critica costruttiva. La puoi fare però. Meglio. Sempre questo. Sempre quello. Sempre questo, quindi sì. La prossima volta si può migliorare. Si può fare meglio, sempre. Nunzio, ma è vero che lei ha preso un grande insegnamento da Mike Bongiorno? Quale? No, no, semmai... No, ma lei mi ha detto una cosa stamattina, no? Il grande insegnamento che Mike le ha detto che nella vostra professione bisognava essere pagati, perché lei inizialmente non si faceva pagare, amava talmente no, tanto il suo lavoro. No, io ero un impiegato della RAI e avevo uno stipendio mensile. Sì. Quindi... Ma tu hai sempre detto che Mike Bongiorno vi ha insegnato a fare del vostro lavoro anche un po' un business, che voi non facevate, perché tu mi dicevi che ti piaceva talmente tanto che no, non vedevi perché dovevi essere pagato per fare una cosa stupenda. Era così? Era così, Nunzio? Sì, ha ragione. Senta, Nunzio, io voglio chiederle, che cosa le manca di più di quel Sanremo, di quegli anni, di quell'atmosfera che si respirava al festival? Che ricordiamo che il festival inizialmente era nato per tenere compagnia ai giocatori al casinò, perché mentre giocavano loro sentivano le canzoni. 20 canzoni, pensate, cantate da soli 3 cantanti nella prima edizione. E li ricordiamo anche, Nunzio, questi cantanti. I nomi di tutti non posso ricordarli. Nella prima edizione c'è la Nilla Pizzi. Nilla Pizzi. Gino La Tigrella. Il duo Fasano. Il duo Fasano, indimenticabile. Indimenticabile. È Achille Togliani. Achille Togliani. Achille Togliani. Facciamo un bel applauso. Un bel applauso. Tutti quelli che non sono grandi artisti che non sono più con noi. Ma che tutte le volte che noi sentiamo, mettiamo su un disco, i famosi microsolchi. Una commozione. Un'emozione grande. Qual è la musica che lei riascolta più volentieri? Quando accende magari un giradischi, Nunzio? Ma la musica è tutta bella, quindi non c'è una preferenza. Viva la musica, quindi! E poi le note sono solo 7. Le note sono, solo 7, quindi. E quindi? Girale come vuoi, girale da una parte e dall'altra, sono sempre belle. Ma lei oggi lo segue il Festival di Sanremo? Le vallette di oggi, le nuove vallette, le presentatrici, quelli che affiancano i presentatori di oggi. Lei li segue? Ma io, siccome sono affezionato a questa trasmissione, che mi pare un po' mia, ecco. È sua questa trasmissione, lei è il papà del Festival di Sanremo. Vero! Non mi sembra un po' mia. È un'impronta indelebile che è stata data a questo festival. Adesso naturalmente è cambiato, però l'impronta principale è quella. Con la grande orchestra di Cinico Angelini. Ecco, e non Nunzio, bisogna dimenticare... Non dimentichiamola. Che la vera protagonista... I cantanti mi scusino, ma è stata l'orchestra del maestro Angelini. Nunzio, è vero? Io devo chiudere questo collegamento con grandissimo malincuore. Io rimango qua con voi. Un saluto da Rodello. Io vorrei fare un grande applauso a Nunzio Filogamo per stare con noi ancora tanti, tanti anni. Grazie a tutti. Grazie, complimenti. Questo è stato...